Ciao a tutti ragazzi, prima di cominciare questa parte facciamo una bella cosa. Perché mentre avevo staccato la scorsa parte dove dovevamo andare nella caverna, potremmo un attimino allenare il nostro Zorua e farlo evolvere, perché se evolve tra un livello, ed è lui, sì, non è il mio Pokémon, eccolo qua. E sono subito beccato il Pokémon che non c'entra un cappio. E devo constatare che il mio computer sta avendo un calo di frame in mani, non capisco a cosa è dovuto, veramente. È una cosa triste da vedere. Ma state tranquilli che dalla prossima parte andrà tutto fluidissimo. Come ho detto, sto allenando solamente un attimino Zorua per farlo salire a livello 30 e farlo evolvere. Ah, quasi. C'ero quasi. Mamma mia, che calo, ragazzi. Ehi, su. Dai. Schifoso. Ma non si può giocare in queste condizioni. Allora. Pure non ci dovrebbe essere niente che rallenta il computer. Adesso controllo meglio per andare a qualche processo che è rimasto acceso, che mi sta occupando metà della CPU, della RAM. Comunque è salito il livello 30 e gustiamoci l'evoluzione. E potremmo avere il nostro Zorak. O Zoroark. Lo chiamo Zoroark. Eccolo qua, finalmente, vai. Sta per imparare un'altra mossa. Che mossa è? La smetti con queste mosse di tipo buio? Vediamo. Oh, carino. Togliamo provocazione. Però potrebbe essermi utile provocazione. Togliamo viso truce. Ok, metto un attimo in pausa, controllo quale servizio sia aperto. Rieccoci. È proprio Desmium che rallenta il computer. Comunque siamo nella Churchstone Cave, e dato che sono un po' come tipo elettro, sarebbe un pochettino utile per allenare la squadra. Quindi credo di prendere una delle mosse che abbiamo ottenuto da poco, che è Bulldoze. Vediamo se qualche Pokémon lo può imparare. Ampharos. Ma no, Ampharos no. Mi spiace veramente. Comunque alleniamo il nostro Pokémon tipo fuoco, perché mi ricordo anche di una palestra tipo ghiaccio. Non mi ricordo in che punto, ma me la ricordo. E chi... Bella. Ciao. Hey. Wow, mi hai detto moltissimo in inglese, eh? Ok, allora. Dobbiamo andare avanti, quindi tutto mi sembra logico. Wow. Me la ricordo particolarmente questa caverna. Mi ricordo anche come si faceva ad andare avanti. Oh, stupido ingranaggio. Brutta copia di Magnemite, mi raccomando, non Magnemite. Magnemite. Sì. Complimenti al mio inglese perfetto. Dire che voglio anche fare un sacco di corsi di inglese, però a questo livello meglio evitare. Allora, scusate, non vi vedrete muovere perché mettevo gli occhiali, perché sì, sto cominciando a vedere male. Bravo, attaccati pure lì. Oh. È qualcosa tipo full health, cura totale. Se non ricarica totale, è cura totale. È brutto, sto coso. Mamma mia, che schifo. Ah, usa scintilla e riesce a colpirmi. Cioè, è più veloce di me.
Ah, bene. Sì. No, no, questo non l'accetto. Fuga. Dio. Fuga. Ecco. Queste sono le cose che mi danno abbastanza fastidio. E allora, cura totale. Ok, e no, non ho più uno strumento di ricarica. Complimenti a me. Ok, bene. Vedete che mi ricordavo qualcosina. Ah, un po' d'allenato. Ah, non mi hai visto. Ok, allora qui dobbiamo far così. No. Oh. Perché non la lanci, scusa? Ah, vedo male io pure. Ma che Cristo. Una pulce. Andiamo via. Dire che volevo allenarti, ma vabbè. Ecco fatto. Oh, Pokéball, repellente max. Oh, questo sì che è un vero toccasana. Questo mi ha leggermente reso felice. Quindi non facciamoci problemi, utilizziamolo subito, 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 subito. Repellente max, vai. Ok, via. Andiamo via. Ah. Non parlo, non dico niente. No. No. No, 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 no. Non lo voglio io quello, non lo voglio. Perché? Me l'hanno mandato contro, perché? ma fuoco pugno è andato a segno lo stesso. Ho un colpo KO. Questa è una cosa stupenda. Saliamo a livello 34. Ok, benissimo, 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 benissimo. Dunque, vediamo un po'. Bene. Così. Ma questa è una cosa perfetta. E troviamo anche un'iperpozione. Allora ragazzi, vi chiedo scusa per questo calo di frame che noterete nel video. Purtroppo è dovuto, come ho detto, dal fatto che è Desmium, che non so perché mi cala così tanto di frame. Allora, non so esattamente dove dobbiamo andare, ma non di qua, perché lì è un'altra cosa. Dobbiamo farlo al contrario, probabilmente. Ehi! Scusa. Scusa. No, ma scusami. No, ma scusami. Iperpozione trovata, vai, così. Oh, oh. Non si sposta. E noi come facciamo a passare? Cioè no, spiegami come riusciamo a passare noi. Porca di quella... Eccoli. Repellente max sprecato proprio alla cazzo di cane. Ah. Ok. Ma dai, ma Dio. Il tuo. Ok, attacchiamo carica batterie. Non so se verrà fuori qualche scritta strana. Molto probabilmente. Ah, Magneton. Amico mio. Ok.
dai, no, 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 fa sei. Sì, è fine. Magneton è andato. Ma devo per forza passare di qua io. Controlliamo. Town map. E sono qui, ma potevo andare tranquillamente per la strada che c'è. Adesso controlliamo bene, eh. Ah. Dio, ma Dio. Allora, so che dobbiamo andare di qua, non ci sono dubbi. Ma allora perché non possiamo andare? Ok. Fatemi passare, dai. Cosa vi costa? Non c'è più niente qua da fare, su. Ah, dai. Addio, Dio di un Dio. Ok, allora usciamo dalla grotta e vediamo se c'è qualche altra strada. Bene, allora. Siamo usciti. Ma qua altre strade non mi sembra che ci siano. Prendono per il culo, dai. Anche le sfide doppie adesso. Qua. Via. Qua non posso andare, allora che cacchio devo fare? Dai, dai. Tristezza. Sentite. Ecco, non posso manco scappare. Ma Dio di Dio. Ok, con calma, con calma. Ricarichiamo la squadra, strozza. Ok, allora. Piccola precisazione che voglio dire per tutti voi che state seguendo questo video. A questo punto comincerete a sentire, anzi, proprio non comincerete a sentire niente. Sentite? Anzi, non sentite. Per il semplice fatto che... No, aspetta, per il semplice fatto non è un semplice fatto, perché non so nemmeno io cosa è successo. Praticamente ho notato che una volta finito di registrare la clip video, purtroppo come si dice, ho notato che non c'era più né l'audio del gioco né la mia narrazione. Proprio è sparita completamente
E non capisco il motivo di questa cosa, quindi io adesso parlerò per questi minuti rimanenti, questo quarto d'ora che rimane con voi, parlerò io, purtroppo senza musica del gioco, e intanto vi spiego un pochettino le cose. Noi dovevamo andare dentro la caverna, sì, però se prima non facevamo questo piccolo lavoro qua con Clay, Spina e Sharon, non potevamo andarci. Praticamente questo è il World Tournament. Lo potete trovare dove avete visto dove sono andato, no? A sud della città in cui abbiamo sconfitto Clay. Sto cercando di aggirare il discorso perché non mi ricordo il nome della città, eh? Mi raccomando, tenetelo bene in mente perché non mi ricordo il nome della città. Ok. Detto questo, dobbiamo andarci a iscrivere anche noi, dove inoltre dovremmo affrontare una serie di sfide non così difficili. Anzi, scusate, routino, anzi, fin troppo facili, non me lo sarei mai aspettato. Possiamo selezionare tre dei nostri Pokémon e una volta che l'avremo fatto, ovviamente, verremo iscritti al torneo e potremo entrare e cominciare a distruggere tutti. Ok. Driftvale Tournament Single Battle. Driftvale Tournament Single Battle, di nuovo. Ok, il bello è che la prima sfida del gioco è subito PZZ contro Spina, quindi io contro il mio rivale, amico rivale, insomma. E ok. Scusate, avrete sentito una piccola interferenza, è colpa del mio stupido telefono, ma io non capisco, ogni volta che l'avvicino a qualcosa c'è subito qualche interferenza, e io non voglio. Ok. Ah, porca miseria. Scusate ragazzi per questi rumori fastidiosi, ma non ci posso fare niente. E vabbè, allora, ritornando a parlare di questo World Tournament, noi possiamo tranquillamente sconfiggere Spina, siccome ha mandato in campo la sua evoluzione di Shinvi. E allora, non sono più, diciamo, abituato a parlare non in live. Ecco, diciamola così. Non sono più veramente abituato, dovrei avere dei discorsi da dire, con cui parlare, robe del genere, ma siccome non ne ho, non so cosa dire, quindi io vado un pochettino a caso, ok? Dai. So che mi volete bene, so che apprezzerete lo stesso. Anzi, vi conviene apprezzare, altrimenti vi taglio la gola. Ok, no, a parte gli scherzi. Questa è la prima sfida contro Spina, una cosa veramente molto semplice e veloce, niente di complicato, niente di difficile, proprio zero. E ha solo tre Pokémon. Ecco, io sono anche. Io che mi sono appena addormentato ai piedi. Perché questa parte la sto narrando mentre sto narrando anche la parte. Mentre ho narrato la parte 15 e 14. Quindi avevo parecchio sonno e allora, boh, continuo ad aver sonno. Aia. Oh, mi sembra che la sfida sia quasi finita. Sì, infatti la sfida è finita. Boh, è andata. E ora, boh, possiamo fare partire un'altra sfida. Dunque, ok. Allora, la seconda sfida con me sarà io contro Sharon. Adesso possiamo vedere nel torneo che, diciamo, si viene fatto vedere chi vince e chi perde. Ok, io contro Sharon, insomma, ha messo subito il favorito contro il perdente. Cioè, io sono il favorito, logicamente, mi raccomando, non credete chissà che. E non so minimamente perché sto leggendo il libretto di istruzioni di Need for Speed Carbon. Sarà perché sarà stato l'unico Need for Speed che mi sia mai piaciuto. E l'unico che da. Perché da questo. Da quel. Dal gioco in poi a Carbon hanno fatto cagare tutti i Need for Speed. O forse perché semplicemente l'ho trovato qua di fianco a me, non avevo da farlo, stavo leggendo. Boh, non lo so. Scrivetemelo voi nei commenti cosa ne pensate. Noi ci vediamo alla prossima parte. Ciao, ciao, ciao. No, a parte gli scherzi. Ok, siamo contro Sharon che ha mandato in campo Fufone. E io ho mandato la mia gallina in campo perché non so che. Non capisco che tipo di Pokémon possa essere. Non riesco a capire il design. Perché si capisse almeno quello, potrei dire che. Che cosa è? Che essere strano è? Che essere immondo è strano è?
Mentre così purtroppo non lo posso sapere. E bla 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 bla. Fa ancora abbastanza caldo qui, quindi ho la gola secca. Devo bere qualcosa e mi andrò a prendere un succo dopo. Sì, credo che mi andrò a prendere un succo all'ananas, perché tutti sanno che io amo il succo all'ananas. E comunque, no, niente, niente, scusate. Stavo pensando ad altre cose che non c'entrano assolutamente niente. No, perché cioè, tecnicamente c'entrano, ma sicuramente quando caricherò questo video saranno già successe, quindi non servono più dopo. Infatti sono un pochettino indaffarato nel lavorare. Ok. Allora, telefono, basta. Sì, sono su internet col mio telefono. Per questo ci sto continuamente litigando, perché devo andare a vedere un paio di cosette su un video. Cioè, ok, ve lo posso anche dire. Praticamente sto preparando adesso, che è il 31 luglio, poi mica siamo già al 31 luglio, ragazzi, il video del vincitore del contest di World of Warcraft, il periodo prova di 14 giorni gratis. Quindi, col telefono, siccome non sono di sopra in casa, non posso vedere chi ha scritto i commenti. Avrei dovuto farmi uno screen di chi li ha fatti, quindi sono qui col telefono a cercare di sperare che vada su internet e che mi faccia scrivere il nome di questi partecipanti. E perlomeno lo spero. Comunque, ci avviciniamo sempre di più ai 600 video. Quando arriverò a 1000 sarà un grande traguardo. E ci stiamo avvicinando anche alla grande ai 2000 iscritti. Non so se quando caricherò questo video li avrò già o no, però devo dire che state veramente salendo come, non so, come una peperonata alle 6 del mattino dopo che l'hai mangiata di sera. Proprio ti viene su, va anche velocemente. E mi sa che non è stata la migliore delle similitudini, però dai, era carina come idea. Era carina, dai. Ok, tecnicamente ora, ok, adesso che sto controllando siamo 1956 iscritti. L'ho visto giusto adesso, perché sì, sono un attimo, come ho detto, su internet col telefono. Ho appena letto che probabilmente, dai, ce la potremmo anche fare ad arrivare a 2000 iscritti prima di questo video. Ok, comunque, telefono bastardo, non so cos'è, ma sti stupidi Samsung. Ok, allora, adesso mi devo scrivere il nome di tutti quelli che partecipavano, così poi li metto in ordine e dopodiché deciderò. Cioè, non è che decido io, decide un sito di random.org, quelle cose lì, chi vincerà. Quindi, ok, 8, 9, ok, riprovo. Qua non prendo un cazzo la mia rete e vabbè, dai, tutto a posto, nessun problema, su, insomma, non ci lamentiamo. Ok, ragazzi, fa veramente, ma proprio veramente caldo. Allora, cosa sto facendo? Non lo so. Tecnicamente non è importante molto sapere cosa si sta facendo, ma è molto più importante sapere cosa non si sta facendo. Perché sì, sto cercando di fare il filosofo, ma non ce la faccio, perché semplicemente per il fatto che non sono capace. Qua questi telefoni Samsung di merda, io non li capisco proprio, proprio non ci arrivo. Comunque abbiamo vinto il torneo, il World Tournament. Vi giuro che io ho la gola che sta andando in fiamme. Si sa quella sensazione del mal di gola quando non riuscite a bere? Ecco, io ce l'ho adesso. Madonna, ragazzi, è terribile come sensazione. Voglio proprio andare a bere qualcosa di freddo, ghiacciato. Tanto ancora 6 minuti ce la posso fare a resistere. Come resisto 3 ore, 4 senza fumare, posso resistere anche 6 minuti senza bere, almeno spero. Spero che sia possibile questo. E ok, dunque, allora, stanno parlando di qualcosa che è incomprensibile, logicamente, perché lo sapete perché non parliamo il giapponese, quindi non possiamo sapere di cosa stanno parlando, però, ok, oh, bene, dunque, adesso usciamo, e c'è qua Pina e Sharen che ci stanno parlando, mentre notiamo una recluta del Team Plasma che passa tranquillamente, si fa i cazzi propri tranquillamente, passa di fianco a noi così, come se niente fosse. E no,
e non va bene così. Ora lo dobbiamo inseguire. Esattamente, lo dovremmo inseguire e vedere che cosa cazzo stanno andando a fare. Scusate per la parola senza motivo, però è perché sto telefono non prende, sempre quando serve non prende, per ogni puttanata prende e quando non serve no. Per questo io odio sto telefono. E devo dire che l'ho comprato anche da poco, vabbè, me ne sbatto. Ok. Allora, abbiamo trovato PP App intanto. E ora saliamo su questa nave che abbiamo visto per andare a vedere che cosa possiamo incontrare. Allora, saliamo e ci sono Sharon e Spina che stanno controllando il vuoto. E cosa succede? Arriva una recluta del Team Plasma. Arrivano tante reclute del Team Plasma. Arrivano tantissime reclute del Team Plasma. Arrivano veramente tante reclute del Team Plasma. Ok, abbiamo capito che ci sono molte reclute del Team Plasma. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12. Ce ne sono in 12. E per adesso noi sfidiamo la prima e poi sfideremo anche la seconda. E dopodiché terminerò qui questa parte, perché poi continueremo nella prossima per vedere che cosa si dovrà fare, per come andare avanti, per i trucchetti per andare avanti. Sì, perché alcune volte qui il gioco in giapponese si blocca, nel senso che non si capisce dove si deve andare, e come si è visto in questa parte, che io stavo andando tranquillamente nella caverna, poi ho capito solo dopo che dovevo venire fin qui in basso a sfidare il Team Plasma. Quindi io cerco sempre di studiarmi un pochettino la zona, dopodiché quando ho capito cosa fare finalmente registro e robe del genere. Quindi, allora, non ci manca veramente tanto per completare questo video, manca veramente poco, 3 minutini e poi arrivo su quell'ananas. Sì ragazzi, a me interessa molto di più del succo all'ananas che del Team Plasma, sinceramente. Comunque, yeah. Ok. Ecco qua. Se non avete notato, stiamo allenando il nostro Pokémon tipo fuoco, perché al 35 si evolve. Infatti si evolverà, perché non è che ve lo dico perché so che si evolve al 35, perché questa parte, avendola già registrata, l'ho potuto scoprire, cioè l'ho scoperto per poco, poi è partito via l'audio e quindi io non ho potuto più mostrarvi niente. Esatto. Ok. Ci è mandato capo al Pokémon, disgraziato che non sei altro. Ah, quindi non lo faceva evolvere. Ah sì, ecco, lo ricaricavo. Ah, mi sembrava. Stato store, revive. No revise, revive. Ho usato revive. Ah. Ok. Continua a utilizzarmi sludge bomb, ma io non mi arrenderò. Non mi arrenderò così facilmente, ve lo posso assicurare. Infatti ora utilizzo Razorleaf solamente per poter ritogliere un po' di vita. Togliere un po' di vita, nel senso che l'ho voluto solamente indebolire un pochettino per impedirgli di batterci. Che stiracchiatura. Ragazzi, queste sedie sono veramente comode per stiracchiarsi e rompersi la schiena. Proprio un track infinito. Comunque, Simone è stato messo KO. E ora rimanderò il mio Pokémon tipo fuoco per poterlo sconfiggere, questo dannato Pokémon, per metterlo KO, per distruggerlo. E volevi mettermi KO, ma stavolta non ce l'hai fatta. Comunque, con un fuoco pugno, un bel po' di danno, un bel po', nel senso che viene messo KO, sale al livello 35, ragazzi, e ora finalmente si evolverà. No, non mi interessa che tu impari provocazione, va benissimo così le mosse che hai, magari ne imparerai di migliore anche dopo. Ok, comunque abbiamo quindi ottenuto un nuovo Pokémon, una nuova evoluzione, e questa parte sta per terminare. Abbiamo ancora meno di un minuto. Ok, chiedo veramente scusa. E va bene, si evolverà in questa specie di faccia altamente inquietante. Sì, una scimmia con una faccia da paura, ma non importa. Comunque ragazzi, anche quest'altra parte della mia guida a Pokémon Black and White 2 è finita. Spero che vi sia piaciuta. Mi raccomando, un mi piace, un commento, un'iscrizione, magari mettete anche nei preferiti, può aiutare veramente tanto il canale. Seguite i link che ci sono nella descrizione
E noi ci rivediamo alla prossima parte di Pokémon Black and White 2, dove scopriremo come si va avanti. Una cosa che mi sono dimenticato, mi raccomando, cliccate mi piace sulla pagina Facebook, che non è che la utilizzi tanto, però sempre meglio avercene una, ok? Ragazzi, un saluto da te, arrivederci alla prossima parte. Ciao!